salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questo portamonete a forma di rosa quindi rose in coordinato con la borsa rose presente sul canale questo l'ho fatto nella tonalità del giallo guardate che bellino ho inserito una chiusura clic clac argento io non l'ho foderato però vi spiego anche come fare per foderarlo. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok e lì anticiperò ciò che poi porterò qui sul canale e faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 rosso lo lavorerò con uncinetto numero 1,75 poi utilizzerò questa clic e clac con le roselline un ago e delle forbici prendiamo il cotone e l'uncinetto e facciamo un cerchio magico per chi avesse fatto già la borsa rose noterà che la lavorazione è uguale cambiando uncinetto e in questo caso il filato si ottiene le misure piccole con le misure grandi noi la borsa rose l'abbiamo fatta in cordino quindi entriamo nel cerchio tiriamo il filo e lavoriamo 2 catenelle filo sull'uncinetto entriamo sempre nel cerchio e lavoriamo le due catenelle ci hanno sostituito la prima maglia alta altre 11 maglie alte in totale devono essere 12 maglie alte Lavorate le nostre 12 maglie alte comprese le due catenelle iniziali, stringiamo la codina del cerchio e ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale entrando proprio dentro la catenella, quindi prendendo la solina posteriore con maglia bassissima rialziamo con due catenelle filo sull'uncinetto entriamo sempre nella solina posteriore e facciamo una maglia alta quindi abbiamo fatto il primo aumento ora dobbiamo lavorare un aumento per ogni maglia che abbiamo a disposizione prendendo la costina dietro quindi un aumento in costa dietro Prendiamo sempre le due costine, guardate la costina dietro più quella di sotto per avvenire il punto più, più stabile e continuiamo a lavorare fino alla fine. Dobbiamo ottenere 24 maglie alte. Lavoriamo all'ultimo punto. Insieme, quindi facciamo 23 e il ventiquattresimo punto, e ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale prendendo sempre al centro della catenella con maglia bassissima. E abbiamo terminato il secondo giro. Ci rialziamo con due catenelle, ci sostitu sostituiscono sempre la prima maglia alta. Entriamo nel punto successivo sempre lavorando in costa dietro e facciamo un aumento quindi due maglie alte nello stesso punto e poi lavoriamo nella maglia successiva una maglia alta nella maglia seguente un aumento. sempre in costa dietro fino alla fine del giro arrivati a fine giro abbiamo 36 maglie alte ci chiudiamo sempre nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima ci rialziamo con 2 catenelle entriamo nel punto successivo sempre in costa dietro e lavoriamo una maglia alta nel punto seguente lavoriamo un aumento, quindi in questo giro faremo due maglie alte più un aumento 1, 2 e nel punto seguente due maglie alte nello stesso punto. Siamo arrivati qui alla fine, abbiamo lavorato 48 maglie alte, ci chiudiamo sempre nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima, ci rialziamo con 2 catenelle, entriamo nella maglia successiva sempre in costa dietro, lavoriamo un'altra maglia alta e un'altra ancora in quella seguente, quindi 3 maglie alte più un aumento in questo giro lavoreremo questa sequenza di 3 maglie alte più un aumento 1 2 3 e 2 maglie alte nello stesso punto nel punto seguente fino ad arrivare alla fine, arrivati alla fine, abbiamo fatto, abbiamo lavorato 60 maglie alte, ci chiudiamo sempre nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima, ci rialziamo con due catenelle, entriamo nella maglia successiva e ora lavoriamo 4 maglie alte più un aumento. La prima è data dalle due catenelle, la seconda. Ora lavoriamo la terza, la quarta e l'aumento. Due maglie alte nello stesso punto. Tutto questo sempre in costa dietro e arriveremo alla fine a un totale di 72 maglie alte. Ci chiudiamo con maglia bassissima sempre nella seconda catenella iniziale e abbiamo terminato la nostra base. Quello che dobbiamo fare per renderci conto in base alla click clack che abbiamo è questa cosa. Apriamo la nostra click clack e la appoggiamo qui sopra. Guardate, un giro ci deve aumentare, quindi deve, deve essere più grande di un giro. La nostra lavorazione, perché appoggiato fuoriesce la lavorazione, e questa è la misura esatta per questa click. -clack. Se ne avete una più piccola o più grande. Quello che dovete fare è: quando fate la lavorazione, fate un giro in più rispetto alla circonferenza. Vi do anche le misure della mia di questa qua allora la lavorazione è 9 centimetri e mezzo la clic clack è all'incirca 8 centimetri e mezzo quindi deve venire all'incirca un centimetro in più questo è per regolarvi se volete utilizzare un altro modellino oppure un'altra misura di clic clac ora ritorniamo alla lavorazione perché dobbiamo fare nell'ultimo giro un giro completo di maglie basse quindi ci realizziamo con una catenella che ci vale come prima maglia bassa entriamo nel punto successivo e lavoriamo Tutte maglie basse senza fare aumenti, quindi una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione fino ad arrivare alla fine. Qui ci chiudiamo nella prima catenella iniziale con maglia bassissima e abbiamo terminato la base della nostra rosa della prima parte perché poi di queste ne dobbiamo fare due perfettamente uguali quindi tiriamo un pochino la codina la facciamo passare all'interno di tutta la lavorazione e stringiamo il cappietto e possiamo tagliare il filo Ora dobbiamo riprendere la lavorazione qui al centro per creare i nostri petali. Prendiamo il filo, lasciamo un pezzettino di codina che ora ci lavoreremo e prendiamo una parte qualsiasi della parte centrale, quindi sempre parlando delle costine che abbiamo lavorato, quindi quelle davanti. Prendiamo il filo, lo facciamo passare e facciamo 2 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Entriamo nello stesso punto prendendo, guardate, la codina lavorandocela, quindi lasciandola di sotto e realizziamo altre due. Maglie alte, quindi in tutto con le due catenelle iniziali devono essere 3. Ci portiamo sempre la codina dietro, andiamo nel punto successivo e lavoriamo 3 maglie alte. Così, una catenella e voltiamo il lavoro. E qui Entriamo nel primissimo punto che abbiamo a disposizione lavorando due maglie basse nello stesso punto. Quindi ora lo faremo in tutti i punti, due maglie basse nello stesso punto, quindi un aumento per punto. In tutto ne abbiamo 6 dobbiamo fare 12 maglie basse. Dopo averle fatte andiamo qui dove c'è la nostra lavorazione, contiamo 1, 2, 3, 4 e 5, entriamo l'uncinetto nella quinta maglia nella costina e chiudiamo così con maglia bassissima una catenella e voltiamo il lavoro entriamo nel primo punto che abbiamo a disposizione e facciamo una maglia bassissima lavoriamo una maglia bassissima per ogni punto così fino ad arrivare qui nell'ultimo punto Qui, conteremo anche qui 1, 2, 3, 4 e 5 ed entreremo nel punto precedente all'inizio. All Quindi, qui ci agganciamo sempre con maglia bassissima. Ci rialziamo con 2 catenelle. Nello stesso punto, lavoriamo altre due maglie alte. Nel punto dell'aggancio, quindi nel primo punto, lavoriamo 3 maglie alte: 1, 2 e 3. E ripetiamo una catenella, voltiamo il lavoro, ripetiamo quello che abbiamo fatto nel primo petalo: quindi 2 maglie basse per ogni Punto che abbiamo a disposizione e ci rivediamo con l'aggancio al pedalo. Fatti i nostri aumenti, andiamo qui alla base del primo petalo, guardate e ci agganciamo: ci sono uno, due e tre in quello centrale. Avviciniamo la lavorazione, guardiamo, guardate, tiriamo il filo, prendiamo il filo e lo facciamo passare con maglia bassissima, una catenella, voltiamo il lavoro e come abbiamo fatto prima lavoriamo delle maglie bassissime su tutti i punti che abbiamo appena lavorato quindi su tutte le maglie basse arriviamo qui al primo e ora possiamo chiudere sempre qui All'inizio con maglia bassissima facciamo passare il filo. Così e abbiamo terminato la prima: il primo bocciolo, quindi formato da due petali. Quindi il primo giro, una catenella. In corrispondenza prendiamo la maglia che troviamo di fronte, quindi questa, e ci agganciamo con maglia bassissima. E qui ricominciamo con due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Rientriamo nello stesso punto lavoriamo le altre due 1 e 2 nel punto seguente guardate questo sempre prendendo la costina lavoriamo sempre 3 maglie alte 1 2 e 3 nel punto successivo, sempre nella costina, lavoriamo 3 maglie alte. Quindi in questo caso, dal secondo giro in poi, prenderemo 3 punti al posto di due iniziali, una catenella, e ora lavoriamo il petalo come abbiamo fatto per i primi due. Lavoriamo 2 maglie basse per ogni maglia sottostante quindi un aumento per ogni maglia qui in questo caso abbiamo nove punti e dobbiamo lavorare 18 maglie basse vi volevo far vedere qui alla fine come prendere l'ultimo punto che sono le, le catenelle iniziali quindi andiamo qui guardate prendiamo la solina della catenella lavoriamo la prima prendiamo la stessa solina e la seconda maglia bassa ora in questo secondo giro dobbiamo contare dobbiamo agganciarci al sesto punto quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entriamo, prendiamo il filo di lavorazione, avviciniamo il lavoro e chiudiamo con maglia bassissima. Una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo dal primo punto che abbiamo a disposizione le nostre maglie bassissime fino ad arrivare dall'altra parte del petalo. Quindi lo contorniamo a maglia bassissima. Arrivati qui, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, entriamo nel, se, nella sesta solina e ci chiudiamo con maglia bassissima, e da qui dobbiamo creare l'altro petalo. Quindi, cosa facciamo? 2 catenelle, entriamo nello stesso punto. E lavoriamo altre due maglie alte quindi abbiamo fatto il primo gruppetto poi faremo gli altri due entriamo nella seconda solina che abbiamo a disposizione che è questa ok e lavoriamo sempre 3 maglie alte E nella solina successiva sempre 3 maglie alte quindi abbiamo creato il nuovo petalo ora ci rialziamo con una catenella e lavoriamo il petalo come abbiamo fatto per quello precedente quindi dopo averlo lavorato e lavorate le due maglie basse per ogni maglia ci agganciamo, guardate, abbiamo qui abbiamo le nostre i nostri buchetti, ci dobbiamo agganciare qui a quello centrale da questa parte. Perché poi la chiusura la faremo in quello centrale dall'altra parte. Quindi ci agganciamo qui, ci rialziamo con una catenella e facciamo le maglie bassissime. Contiamo 6 maglie e ci agganciamo alla sesta, quindi contiamo 5 eh, e alla sesta ci agganciamo e qui ci rialziamo con le due catenelle e facciamo gli altri tre gruppetti. Quindi in questo giro verranno tre pedali, poi con una catenella ci agganciamo al giro successivo e facciamo le due catenelle il primo petalo sempre formato da i tre punti lavorati, tre gruppetti di tre maglie alte. E in, nel giro successivo ci dobbiamo agganciare direttamente alla quinta maglia, quindi dopo averli lavorati a, 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 e lavorato gli aumenti ci dobbiamo agganciare alla quinta ma, maglia. E ripetiamo sempre la stessa lavorazione. Nel giro seguente ci agganciamo alla sesta, nell'ultimo giro ci agganciamo alla quinta perché la lavorazione dei petali e l'aggancio sono tutti uguali. E la stessa cosa vi ho spiegato nella borsa rose, perché è la stessa lavorazione. Quindi continuiamo a lavorarci i nostri petali e ci rivediamo. Quando siamo arrivati, quando li abbiamo lavorati tutti, quindi ripeto, alla quinta eh, costina ci siamo agganciati al primo giro, al secondo giro, alla sesta costina. Nel giro seguente alla quinta sesta e nell'ultima alla quinta costina, eh, e ci regoliamo così. A formare i nostri pedali vi faccio vedere un altro passaggio di lavorazione e poi così continuiamo da soli qui vi avevo detto l'aggancio e qui nella parte centrale guardate maglia bassissima catenella voltiamo il lavoro Maglie bassissime fino ad arrivare dall'altra parte. Quindi ce le lavoriamo fino ad arrivare all'inizio del petalo dove faremo l'aggancio per creare il nuovo petalo. Infatti, dopo che lavorate le maglie bassissime quindi ritornate indietro con le maglie bassissime. Sapete che nell'aggancio si deve creare il pedalo nuovo. Quindi arriviamo all'ultimo punto. Contiamo le nostre soline: quindi 1, 2, 3, 4, 5. E nella sesta asolina così. Ci agganciamo con maglia bassissima, ci rialziamo con due catenelle e lavoriamo le nostre due maglie alte e creiamo il nostro petalo. Lavoriamo anche la seconda e la terza i nostri tre gruppetti. Questo filo che ci dà un po' fastidio, prima di tagliarlo, entriamo nella parte sotto con l'uncinetto e ce lo tiriamo nella parte sotto così non ci darà più fastidio e lo toglieremo in un secondo momento quindi entriamo e ce lo tiriamo sotto e poi continueremo la lavorazione fino ad arrivare all'ultimo giro terminata la lavorazione facciamo una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo lo sfiliamo ok e lo stringiamo sistemiamo la nostra rosa guardate che bella e soprattutto è più rigida rispetto a un cotone un pochino più grossetto quindi io vi consiglio se la volete realizzare con un cotone fiocco che è leggermente più grosso del numero 5 o con la lana di fare di utilizzare un uncinetto più piccolo. Quindi, tipo il cotone fiocco lo potete lavorare con l'uncinetto numero 2. Questo è un consiglio che vi voglio dare soprattutto per questo tipo di progetto che è il portamonete, perché viene schiacciato, dobbiamo realizzarlo in modo tale, ecco, che i petali non si disfino, quindi restano compatti. Di queste ne dobbiamo realizzare due uguali. Io l'altra l'ho già realizzata, guardate. E queste messe così con l'inserimento della nostra clic click clack creano il nostro portamonete. Se volete foderare il portamonete, basta fare un pezzetto di stoffa rotondo e inserirlo nelle due parti dietro. Basta, l'importante è lasciare libero l'ultimo giro a punto basso che abbiamo fatto, quindi inserirlo con punti nascosti nel giro precedente. Ora noi faremo la cucitura e l'inserimento della nostra click clack. Quindi prima di farlo, prendiamo come punto di riferimento questo che è la fine del lavoro, fine inizio, prendiamo una parte sola della nostra rosa e la mettiamo così, cioè facciamo, questo ci deve risultare. Deve venire proprio dove c'è qui la parte laterale della click e clack della nostra chiusura e da questa parte metteremo un marcapunti. quindi dopo averla inserita così, grosso modo, solo per prendere la misura. Così e così, prendiamo la misura e inseriamo il nostro marcapunti, perfetto, questo, come abbiamo detto, è il nostro segno da questa parte, facendo la stessa cosa, mettiamo le due parti in corrispondenza. i punti combaciano, quindi mettiamo tutto combaciato così così e così. Qui dove abbiamo il marcapunti che così e qui abbiamo le due parti laterali che ci segnano l'altro punto. Questa è la parte dove inseriremo la chiusura. Quindi iniziamo direttamente da questa parte. Quindi prendiamo il cotone, lasciamo un pezzettino di codina ed entriamo direttamente nei due punti marcati. Così. prendiamo il filo lo inseriamo e facciamo una catenella tiriamo la codina e iniziamo la nostra cucitura cerchiamo di prendere guardate la costina interna di tutte e due le parti e facciamo una maglia bassissima quindi costina interna e costina interna. Abbiamo questi due punti vicini. Maglia bassissima. E continuiamo così facendo delle maglie bassissime prendendo solo le costine interne per tutto, per l'intero. Per l'intera circonferenza fino ad arrivare qui dove abbiamo questi segnetti che sono le nostre chiusure, quindi facciamoci questa cucitura e ci rivediamo quando arriviamo qui. Arrivati qui al punto, guardate, stabilito. Che ci sono le due chiusure, questo è il risultato della cucitura che abbiamo fatto qui. Prendiamo questi due punti per intero, quindi primo e secondo punto, e facciamo una maglia bassa. Ora possiamo tagliare il filo. Questo è quello che rimane aperto e questa è la chiusura tagliamo il filo abbastanza lungo perché dobbiamo inserire l'ago e dobbiamo cucire la nostra click clack quindi tagliamo il filo un, un bel po più lunghetto perché vi ricordo che dobbiamo cucire sia da questa parte e sia da questa parte quindi prima cuciremo una parte e dopo l'altra quindi il filo ci serve quindi ne taglio un bel po lo sfiliamo e lo inseriamo nell'ago nella scelta dell'ago dovete trovare un ago che entri perfettamente dentro i buchini. In questo caso io ne ho uno con la cruna un pochino più grandetta, quindi entra perfettamente il cotone di lavorazione è abbastanza fine. Se voi non lo trovate, potete utilizzare il semplice ago da cucito e al posto di utilizzare il cotone che abbiamo fatto Abbiamo realizzato il portamonete, potete utilizzare del semplice filo, magari messo doppio. Ora prendiamo la nostra chiusura e la inseriamo, conviene infatti aperta, la inseriamo da una parte. Quindi cerchiamo di far entrare la nostra lavorazione. All'interno aiutandovi con le dita. Quindi, qui nella parte sotto guardate, fate pressione con le dita e fate entrare la lavorazione. Non vi preoccupate se non entra tutta, ecco perché man mano che cucirete la fate aderire. Qui è dove arriva il nostro la nostra parte laterale della click clack facciamo sempre un punto internamente alla lavorazione tutto il filo io ne ho lasciato abbondante quindi parecchio e ora entrando nella parte di sotto quindi dobbiamo entrare un po laterale vi voglio far vedere bene ok entriamo laterale guardate e entriamo nel primo buchino e ci tiriamo il filo ok ora sempre facendo pressione con eh, la lavorazione all'interno entriamo da questa parte nel buchino guardate e usciamo dall'altra parte che c'è la lavorazione quindi facciamo questo tipo di cucitura prendendo man mano tutti i buchetti così guardate da qui facciamo la stessa cosa entriamo così Tiriamo il filo. Ecco, si è fatto un nodino. Capita quando lasciamo un po' più filo del dovuto. Ok, aggiustiamo e rientriamo da quest'altra parte nel buchino successivo, sempre nella parte dentro, nel, nella lavorazione. E continuiamo così facendo i punti, prendendoli man mano tutti, quindi entriamo da questa parte. entriamo nel buchino successivo, quindi andiamo da questa parte, un po' tra dopo andare di traverso. Ecco. E ci lavoriamo tutti i buchini fino ad arrivare all'altra estremità, quindi a questa parte qui. Arrivati qui, guardate, all'ultimo punto mi ritrovo nella parte iniziale, dove abbiamo appunto iniziato a cucire il nostro portamonete, mi sistemo l'altra parte e con il filo, guardate, passo qui all'interno e vado dall'altra parte stringendo. Se è il caso, guardate, a me mi è rimasto questo pezzettino. Do un punto così lo stringo perché la misura ogni tanto possiamo anche non prenderla esatta e rientro da questa parte quindi ho sistemato la parte aperta che mi era rimasta ora mi devo inserire nella parte interna e cominciare la cucitura dell'altra parte della clic e clac quindi ok ora inserisco all'interno la lavorazione e facendo un po' di pressione un pochino di lato nella parte interna, ecco continuo la mia cucitura. Non è facilissimo farlo nel video, però ci sto tentando ok e continuo anche da questa parte quindi facendo sempre la stessa cosa che abbiamo fatto in precedenza guardate da questa parte inserisco qui all'interno e sbuco dall'altra parte, ok, per farvi vedere un po' l'inserimento nella parte interna. Continuiamo fino a cucire tutta questa parte e ci rivediamo qui alla fine. Cucita anche questa parte, guardate, sono arrivata qui all'ultimo buchetto. Proseguo qui e ora faccio passare il filo fra la cucitura, così poi lo taglio e verrà eliminato. Quindi facciamo passare il filo nella cucitura che abbiamo fatto comunque in un pochino di lavorazione e lo tagliamo tagliamo anche questi che abbiamo agganciato e tagliamo anche questo che già è stato comunque sigillato. E abbiamo terminato il nostro portamonete. Ora lo proviamo insieme. Quindi lo sistemiamo perché giustamente durante la cucitura sistemiamo i petali. Lo apriamo la chiusura è nuova quindi ancora è abbastanza guardate eppure abbastanza capiente molto molto carino sicuramente ideale per fare dei regali per farlo per sé quindi un auto regalo e quindi sfoggiarlo insieme alla borsa rose oppure Proprio solo questo: eh, un'idea regalo, ma anche perché no, un'idea bomboniera. Perché inserite all'interno il sacchettino con i confetti, lo mettete in un pacchetto trasparente. E otterrete una bellissima bomboniera da utilizzare per tutte le vostre occasioni che sia matrimonio che sia una comunione un anniversario un compleanno perché no perché ultimamente si utilizzano anche dei piccoli pensierini per il proprio compleanno magari 40 anni 50 anni 60 anni quindi questi gli spunti per poter utilizzare il nostro portamonete Rose. Guardate, è veramente carino e anche semplice da fare. E spero che il video vi sia piaciuto. Se così lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.